TV Radicale, siamo al congresso di Radicali Italiani, l'ultima giornata, stiamo in compagnia di Adriano Fontani che ha fatto, è partecipato, è iscritto ovviamente qui al congresso, ha partecipato con un intervento in commissione o in plenaria? Sì, è in commissione. Ah, due interventi puntualizzati e diciamo, focalizzati sul tema della scuola. Vedo qui appunto una copia di un articolo di giornale, il maestro Adriano Fontani ingiustamente perseguitato. Sai spiegarci sinteticamente questa storia e anche tenore del tuo intervento? Certo, io sto cercando di dimostrare attraverso molte esperienze raccolte in tutta Italia come da molti anni la scuola con l'autonomia si va gradualmente feudalizzando. Ciò significa che non ci sono più spazi di democrazia. E soprattutto si abbassa il livello di legalità, per cui si compiono molti reati, frodi e chi se ne accorge o chi non sta al gioco o chi non tace, non acconsente, va incontro a forme di persecuzione che appunto normalmente si chiamano mobbing. Io infatti ho fondato un comitato nazionale contro il mobbing e il bossing nella scuola e ho personalmente assaggiato e tuttora personalmente assaggio questa persecuzione, laddove gli organi scolastici, la filiera gerarchica della scuola, i dirigenti provinciali e regionali, anziché colpire laddove si viola la legge o si commettono abusi, in realtà si prende di mira colui che invece evidenzia queste irregolarità. Non è un male solo della scuola, evidentemente, è abbastanza diffuso. Appunto perché, come dicono i radicali, non c'è più uno stato di diritto, in genere è più facile la faccia franca a colui che fa il male e magari finisca sotto inchiesta colui che invece non ha taciuto e questo male l'ha denunciato. Io stesso mi trovo in una vicenda da circa 7 anni in cui la magistratura ha sempre rifiutato di indagare, infatti ci sono 7 interrogazioni parlamentari sulla mia vicenda, le ultime 2 presentate da senatori radicali per Duca e Poretti, e finalmente comunque credo che ormai sia arrivato il momento che anche la magistratura di Siena si decida finalmente ad indagare ed emergerà un quadro veramente sconcertante, anche perché ci sono implicazioni politiche nella mia vicenda. Tanto è vero che il 15 maggio scorso Martini, caporedattore di Radio Radicale, mi intervistò, Paolo Martini, direttore di Radio Radicale, mi fece intervistare definendomi un cittadino perseguitato politicamente a Siena, perché la mia vicenda ha avuto questa caratteristica: mi sono contrapposto a dirigenti scolastici che allo stesso tempo, mentre erano dirigenti scolastici, erano anche sindaco, assessore, consigliere comunale, leader politici. Quindi subito la mia vicenda scolastica ha assunto anche una valenza politica. Ecco. Ma tu ovviamente sei appunto interno a questo sistema e conoscerai, sei maestro? Maestro. Da quanto tempo che appunto sei maestro? Maltissimo, sono ormai, dunque, cominciai le prime supplenze come precario, le feci nel 1974, quindi siamo ormai sui 35 anni. Com'è stata secondo te l'evoluzione di questa scuola, di pari passo con, diciamo, l'evoluzione politica, con quello che comunemente chiamiamo un po' lo scadimento politico, oppure diciamo in qualche modo ha conosciuto anche recentemente qualche punta, diciamo, di merito, qualche momento positivo? Guarda, quello che ho detto ieri sera e che noi documentiamo è che dal 1999, quando scattò l'autonomia voluta da una coppia di sinistra, Bassanini-Berlinguer, poi c'è stata una gara bipartisan a chi distruggeva di più la scuola. Moratti e Gelmini hanno percorso questo solco e di fatto oggi le scuole sono tanti feudi, come un tempo si diceva dell'università, cioè le baronie, cioè il dirigente scolastico ha ampi poteri, spesso viene lasciato completamente impunito, dimostrò una trasmissione di report, anche di fronte a reati rimane al suo posto, si sceglie lui i collaboratori, mentre prima li sceglieva il collegio dei docenti, quindi poteva contrapporre al dirigente una figura che limitasse i suoi poteri, adesso se li sceglie lui, quindi ecco perché noi parliamo di feudalizzazione, un po' il feudatario, si sceglie i vassalli e l'esempio che ho fatto ieri per dimostrare che non esageriamo, l'ultimissimo caso di cronaca, 8 settembre 2011, andato su tutti i telegiornali, un dirigente scolastico e il dirigente dei servizi amministrativi, era 10 anni che si rubavano soldi fino a raggiungere oltre 350.000 euro rubati. La cosa strana è che per 10 anni gli organi di controllo, la filiera gerarchica non si è accorta di nulla.
e quei pochi docenti che se ne erano accorti furono minacciati anche fisicamente e quindi tutti hanno taciuto. La cosa è venuta fuori perché questo segretario scolastico, dirigente del servizio amministrativo, ha avuto un incidente stradale, è svenuto, la polizia ha frugato nei documenti ed è venuta questa ruberia, cioè questa frode immensa. Tu pensa, come ho detto ieri in plenaria, che a noi succede una cosa strana, noi docenti presi di mira abbiamo decine di rapporti stesi, scritti e protocollati su noi, dove si dice con chi parliamo, con che tono da parliamo, apro la porta, chiudo la porta, parla con tizio, cioè su di noi c'è un controllo ossessivo delle cose più banali e viene fuori che invece non si controlla chi ruba 300.000 euro, c'è qualcosa che non va in questo meccanismo, è chiaro? Ascolta Adriano, secondo te, a parte diciamo, i vari fenomeni di disonestà che purtroppo stanno in ogni settore della pubblica amministrazione e che sicuramente vedono carente, oltre che l'etica dei singoli, anche tutto il sistema degli organi di controllo. Ma secondo te la politica sull'amministrazione scolastica da parte dello Stato è stata carente in scelte, in investimenti o in entrambe le cose? Allora, il problema degli investimenti, tu vedi, è quello sempre all'ordine del giorno, cioè è la cosa anche più banale, la scuola va male perché ci sono pochi soldi, questo secondo me è un fattore secondario, infatti il report dimostrò che ci sono un sacco di soldi che si possono avere nelle scuole con i fondi europei, ma milioni di euro che vengono sperperati. Ricordo fu fatto un caso di 56.000 euro spesi per un progetto europeo a Napoli il cui compito era soltanto insegnare a parlare la samba, e questi soldi vengono spesi, sperperati, perché il dirigente scolastico, il moderno feudatario lo chiamiamo noi, ha il 5% sui soldi spesi, cioè tanto più spende o se vuoi tanto più sperpera, tanto più guadagna. Quindi non è un problema di soldi, il problema è di qualità degli insegnanti e qualità dei dirigenti, cioè di qualità delle persone che hanno in mano la scuola. E i meccanismi oggi sono tali, per esempio, che un dirigente scolastico si sceglie il suo successore, perché gli fa acquisire punteggio, sceglie lui il suo vicario, prima non era così, gli fa acquisire punteggio, ovviamente tu capirai che se uno si sceglie fra i docenti il vicario, si sceglie uno insomma che non rompe tanto le scatole, che è acquiescente, poi con un corso concorso scandaloso, anzi sono stati due, che hanno fatto passare di ruolo direttamente tutti coloro che facevano il corso, senza un concorso selettivo, ciò vuol dire che si è abbassato enormemente il livello di competenze e preparazione di questi manager che hanno in mano la scuola, perché oggi sono veri e propri datori di lavoro, però datori di lavoro anomali perché lo fanno con i soldi dello Stato, quindi c'è effettivamente un problema proprio di scelta del personale, cioè bisognerebbe avere molta cura nel selezionare il dirigente, capacità organizzative, gestione del personale, conoscenze legislative. Un caso clamoroso che ho citato ieri in plenaria, che è successo a me, un dirigente nella sua furia sanzionatoria mi ha sanzionato, ha fatto un esposto dicendo che io offendevo collegio dei docenti e tutti i colleghi perché usavo la parola cooptare, cioè dicevo il dirigente coopta i collaboratori. Ora tutti sanno che cooptare non è un'offesa, è un diritto che ha il dirigente di scegliersi i suoi vicari. Quindi qual era il problema? Quel dirigente semplicemente non conosce la lingua italiana. Siamo a questo livello, quindi il problema non è tanto di soldi, lo Stato dovrebbe mettersi in testa di selezionare accuratamente i dirigenti e i docenti, accuratamente, perché oggi le persone migliori se ne vanno da questa scuola, non hanno incentivo a rimanerci, se ne vanno perché si vogliono soltanto operatori scolastici che non vedono, non sentono, non parlano, fanno il loro lavoro così come viene, senza rompere le scatole al sistema. Adriano Fontani, noi facciamo tutti auguri per questa vicenda e anche all'Italia, anche per tutti i ragazzi che vanno a scuola, per l'università, sperando che insomma migliori qualcosa, soprattutto migliori il sistema dei controlli. Grazie ancora e appuntamento su TV Radicale, dove potrai vedere questa intervista fra qualche giorno. Grazie. 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 Ciao.